Bene, siamo qui con Francesco Pannofino, attore famosissimo, ha bisogno di presentazione. Pannofino, qua al Festival dei Cinque Colori oggi si è parlato moltissimo di scuola, di relazione, di cultura. Quanto è importante per un ragazzo elevarsi a livello culturale per poi cercare di affermarsi nel mondo dello spettacolo? Beh, intanto bisogna studiare, capisco che è noioso, io, i giovani, i ragazzi li capisco, però bisogna cercare di approfondire il sapere, perché è importante sapere, conoscere e avere anche la curiosità di andare a scoprire tante cose. Poi naturalmente sta agli insegnanti non rendere noiosi gli insegnamenti, perché la storia è bella, se si insegna con fantasia, con anche con un po' di senso dell'umorismo, secondo me funziona di più. Con creatività, sicuramente. Sì, con creatività. Io, per esempio, adoro gli insegnanti che fanno anche delle piccole messe in scena teatrali, no? Attraverso le quali fa bene sia alla cultura e al sapere, sì, ma fa bene anche all'essere umano, cioè nel senso, per esempio, se c'è un ragazzo timido, super timido, col teatro si può superare la timidezza, perché quando ti trovi davanti alla gente e devi fare qualcosa, e lì non puoi scappare, e puoi superare quella montagna infinita che può sembrare la timidezza, cioè di doversi rivolgere agli altri, prendere la parola in pubblico. Quindi, secondo me, l'attività teatrale nelle scuole sarebbe benedetta. Proprio. Un'attività teatrale che potrebbe essere anche, come dire, collocata in pianta stabile. Ma sì, perché no? Perché no? Proprio creare proprio una materia, la materia del teatro. Poi, anche perché poi, attraverso le prime sperimentazioni da ragazzi, si capisce se uno ha il talento o no per andare avanti, perché non tutti sono portati per fare questo lavoro, no? E quindi è inutile perdere tempo, se uno non c'è portato è meglio che si dedica a una cosa. Per fare il giornalista bisogna avere il fuoco dentro, l'interesse. Per fare l'attore, che cosa bisogna avere come dote, diciamo, primaria? Beh, bisogna essere, come ripeto, bisogna esserci portati, bisogna avere il talento, cioè non vergognarsi di esibirsi in pubblico, sentirsi a proprio agio sul palcoscenico, dare senso alle parole, alle frasi, alle battute che deve dire. E poi si può sperimentare, tutti possono farlo. Si fa una prima esperienza teatrale così con gli amici e poi si vede. Se io mi sento a mio agio sul palcoscenico, vado avanti. Battuta di 30 secondi, si è detto anche che bisogna leggere, è importante la lettura. Sì, come no, leggere, più si legge più si impara a scrivere anche, tra l'altro, il teatro non è solo interpretare ma anche scrittura. Quindi più si legge meglio è, più si sa e meglio è. Bene, grazie Francesco Pannofino.